E su note dalle tinte drammatiche scorre il logo della Casa delle Meraviglie e si dà inizio alla terza puntata di Miss Marvel. Bisogna dire che le terze puntate sono il feticcio di queste produzioni Disney, visto che hanno tutte il sofferto di problemi nella narrativa e nella sospensione dell'incredulità. Ed è con questo cruccio che mi accingo a vedere questa puntata e mi preparo ad offrirvi le mie impressioni. Prima di proseguire, però, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, mettere like al video se vi è piaciuto e attivare la campanellina per la notifica dei nuovi video. Iniziamo quindi con la terza puntata di Miss Marvel. Siamo nell'India colonialista inglese del 1942 e vediamo Najma, la misteriosa donna delle visioni di Kamala, insieme a quella che credo sia la nonna di Kamala stessa, recuperare il braccialetto da un braccio mummificato stranamente blu, sotto le cannonate di chi li sta inseguendo. Torniamo quindi nel presente e troviamo Kamala salvata da Najma e da un entourage di persone che le dichiarano di essere esseri sovrannaturali. Infatti, al contrario di quello che potevo credere nel primo episodio, il braccialetto che indossa Kamala è in verità un innesco che sblocca le abilità sovrannaturali di chi lo indossa. Veniamo a scoprire quindi che la nostra protagonista in verità è un genio, o Nor, e quindi proprio una inumana, e che i suoi poteri vengono da un'altra dimensione dove in verità sarebbe molto più potente. Kamala torna a casa, decisamente sconvolta dalla notizia, mentre continuano i preparativi per il matrimonio del fratello. Così la puntata scorre piacevolmente, immergendosi nuovamente nella realtà, tra virgolette, della comunità pakistana-americana, con diverse scene familiari e la damage control che arriva alla moschea per investigare sugli eventi della misteriosa ragazza che, nella puntata precedente, aveva maldestramente provato a salvare il ragazzo precipitato dalla torre. La scena madre della puntata è il matrimonio, in stile musical medio orientale, colorato e frizzante, che ci intrattiene quasi più della scena che seguirà e che è un po' il momento dolente della puntata. Vediamo infatti arrivare i geni che vogliono rapire Kamala e che sono pronti a tutto, anche a uccidere tutta la sua famiglia per possedere il braccialetto e tornare nel loro mondo. Con un espediente, Kamala riesce a far evacuare tutti gli intervenuti al matrimonio e inizia la scena di azione in seguimento. Diciamo che il momento è ben realizzato, ma forse si capisce un po' che la protagonista deve salvarsi, con coreografie un po' troppo ripetitive e i cattivi che si presume abbiano 200 anni più di lei, che non riescono ad acchiapparla anche quando gli stanno a 20 centimetri dal viso. Alla fine viene circondata e capiamo che la cattiva della serie è Najma quando le afferra il braccio ed entrambe hanno la visione di un treno in corsa che gli viene contro. Come mi immaginavo poi, arriva la damage control a salvare la situazione e con qualche colpo di arma assordante blocca i cattivi intervenuti mentre Kamala riesce a fuggire non vista in maniera un po' improbabile. La puntata si chiude con la zia della prima puntata che la chiama avvertendola di raggiungerla, poiché anche lei ha avuto la visione del treno. Puntata davvero non male, che soffre un po' per la sospensione di incredulità, ma ci lancia verso la seconda metà della serie, tenendo ancora alta la bandierina dell'interesse. Il voto quindi è ancora buono, forse un po' meno delle altre puntate, ma sicuramente abbiamo scampato la rovina. E quindi, cari tutti, vi saluto, ci vediamo alla quarta puntata e come sempre vi aspetto nel futuro.